Salve amiche ed amici, qui un'altra volta vi trovate assieme al vostro Santen Chan, che vi passo a parlare del tema del giorno. In 3, 2, 1. I programmi di Porta a Porta, nei quali prima Bruno Vespa parla ai Casamonica, dopo per il previsibile scandalo che ha suscitato, parla dei Casamonica. Insomma, si è passato parlando dei Casamonica tutto il tempo. Nel secondo programma, dicevo, che Bruno Vespa ha fatto, ha trattato di discolparsi dall'accusa di apologia dei Casamonica, dicendo che lui tutto il tempo si è mostrato severo e ha fatto delle domande inquietanti. Comunque, il fatto stesso che facesse Bruno Vespa le sue domande con un'estrema accuratezza e deferenza dimostrava proprio che si trovava al cospetto di persone da temere, di persone potenti, influenti ed addirittura pericolose, perché sono state molte le volte, direi innumerevoli, nelle quali ha trattato i suoi invitati, i suoi ospiti, incluso politici, con strafottente irriverenza. Quindi in questo caso invece si è usato in maniera molto suave, molto soft, non ha mai alzato la voce, sempre ha cercato di essere dissuadente quando parlava ai due esponenti, cosa rara, no? Che una famiglia mandi due esponenti, la famiglia dei Casamonica, in un programma a livello nazionale. E lui si è mostrato sempre pacato, accondiscendente, certo. Ha fatto domande scomode, però le ha fatte in una maniera molto comoda. Io, a dir la verità, non ho visto tutto il programma di Porta a Porta nel quale Bruno Vespa parla ai Casamonica o ai due esponenti, che non so come saranno stati scelti, con quale criterio, perché se li ha scelti lui, avrà scelto quelli che poteva invitare nel programma senza trasgredire nessuna legge. Invece, se gli ha scelti Casamonica, vuol dire che invece non so, sono veramente influenti, perché io non è che posso dire: guarda, Bruno Vespa, ti mando mio zio al programma a parlare della mia famiglia. A parte che non gli riuscirei a parlare neanche di persona, invece loro hanno parlato a lui. O lui ha parlato a loro, ma poi un segretario, un'impiegata mi risponderebbe: ah sì, embe, e tu chi cazzo sei che ci mandi tuo zio? Ma chi conosce la tua famiglia? E quindi è evidente che già di per sé, perché i Casamonica entrino in qualche modo in contatto con Bruno Vespa e si organizzi un'intervista a due individui, magari quelli più presentabili, sono influenti. Tanto per cominciare, e non possono dire di essere una famiglia qualunque, a parte che una famiglia di 1000 persone. Poi, guardando il programma mi è sembrato, non so, ma chi è la madre di Bruno Vespa? Heidi, Heidi, ti sorridono i monti, la capretta fa be, l'uccellino fa pio pio. Perché dalle domande si capiva solo una cosa. Parafrasando il Vangelo di Filippo, che Bruno Vespa è il figlio dell'ingenuità. Perché veramente faceva delle domande con un sorriso da pasta del capitano, con un'ingenuità che sembrava
Il piccolo Remy, no, per rimanere in tema di cartoni animati giapponesi della mia infanzia, anni 70, 80, 70, non so, con un candore, un'ingenuità, un sorrisetto, rimaneva aspettando come un bambino che l'ha detto e aspetta. Ah no, non è così, diceva quando gli rispondevano cazziando e se lo rigiravano come un calzino. Veramente non so, è stata l'apologia o l'apoteosi dei Casamonica in quel programma. Veramente, certo, poi lui ha detto nel programma che ha fatto rispondendo alle accuse di aver fatto un programma che non doveva essere girato perché è l'apologia o l'apoteosi di Casamonica. E ha detto: ma l'importante è che certe cose si sono dette e gli italiani le sanno. Ma perché a Roma non si sa da più di 40 anni chi gestiva i posti delle caldaroste o i carretti ambulanti del mangiare? Non lo sapeva nessuno a Roma. Bisognava guardare il programma di Bruno Vespa. Se lo sapevano pure nel Nord Italia. D'altra parte, quella gente era venuta a Roma dal Nord Italia. Forse non lo sapevano in Sicilia, ma in Sicilia che gliene fotte, c'hanno altri di problemi. Vabbè, forse non lo sapevano a Malta, o forse è servito il programma perché in tutta Roma quello che non lo sapeva presumibilmente era lo stesso Bruno Vespa. Però questo non lo sapremo mai perché i Casamonica smentiscono e Bruno Vespa non risponde al telefono tanto facilmente come invece ha fatto ai Casamonica. Come si è organizzata l'intervista a quei due? Perché non sono stati attenti a quei due? Boh, io faccio questi commentari per il mio corto pubblico, molto assiduo a seguirmi, però vabbè. Ma mi ha proprio colpito guardare tanto l'apologia, non di Socrate, di Bruno Vespa, nel suo stesso porta a porta. Per discolparsi di aver fatto qualche cosa alla quale era obbligato. Mezzega, ti faccio una proposta. Mezzega, Vespa, una proposta ti faccio che rifiutare non puoi. Ah. Dai, su, raccontamelo. Come te l'hanno proposto? Rispondi al telefono? Che magari ci avrai segreteria telefonica, messaggi, segretarie, aiutanti. Quante volte rispondi al telefono? Rispondi, pronto? Sono Bruno Vespa. Bzzz. No, non può essere. Sì, bzzz, senti, sono Vespa. Bzzz. Ah, vabbè. E noi siamo Casa Monica. No, non può essere. Sì, no. Ci credi se ti facciamo una proposta che non puoi rifiutare? Ah, beh, allora in questo caso ci credo. E qual è la proposta? Intervistaci, ti mandiamo due picciotti. Vabbè che sono di Roma, non sono napoletani o siciliani. Che gli mandano? Perché io sono di Roma, ma non mi ricordo il dialetto. Vabbè. È successo così. Allora già si vede che è un clan influente perché gli hanno fatto una proposta che non poteva rifiutare. E se no, se è stato Bruno Vespa a obbligarli ad andare al programma? Magari è lui il loro capo, Bruno Vespa. Vi faccio io una proposta che non potete rifiutare. È un enigma. Come è nata questa cosa, questo programma? Chi l'ha generato? Forse non frega di meno a nessuno, con tutti i problemi che ci stanno in Italia. E pensare che tutto questo ebbe principio da una fine, da un funerale. Che hanno vestito il morto da papa? Magari
L'hanno vestito da papa alla faccia sua perché era ateo, per dire. Hanno fatto un funerale in pompa magna, ma addirittura vetusto, una caricatura di funerale antico, non un funerale antico, ma una caricatura grottesca, e un carnevale che addirittura è irriverente perché sembra che tutti ridevano, sembrava un carnevale di Viareggio. Non so, magari così è meglio. Accomiatarsi dall'accomiatato, dal morto, ridendo, scherzando. Ah, che bello, tutti a ridere, tutti, non so se c'erano stelle filanti. Poi è arrivato un elicottero e ha lanciato tonnellate di petali di rose. Ma da dove l'hanno presa questa di venire con l'elicottero a lanciare tonnellate di petali di rose? Boh, è veramente delirante. È stato un delirio di funerale. E certo, una famiglia non influente come quella dei Casamonica può permettersi delle spese pazze così. Poi bisogna dire che qualsiasi persona a Roma che abbia un deceduto da accomiatare, lo celebra il funerale così, è normale, no? Di elicotteri scaricando tonnellate di petali di rosa nella urbe ce ne sono a dozzine, addirittura si scontrano nell'aria ogni tanto. Ci prendono per scemi, ma è che ce lo meritiamo con i politici che votiamo, come altro ci possono prendere per il culo? E infatti siamo degli scemi che ci prendono per il culo secondo i politici e queste famiglie. Dove stavano i politici? Perché adesso non c'è più la destra, no? Eppure per me gli inciucci continuano. C'è la sinistra, ma sinistra in che senso? Che sono sinistri, perché la sinistra non c'è più. Guarda Rifondazione Comunista come è riaffondata. Bertinotti è sparito, poi hanno rifondato Rifondazione Comunista. Non si è neanche riuscita a riaffondare, perché la riaffondazione comunista, o meglio, la rifondazione comunista è riaffondata perché è affondata a secco, cioè non è affondata in acqua come riaffondazione comunista, la rifondazione di Bertinotti, ma senza essere varata e riaffondata la rifondazione comunista. Adesso c'è un partito che si chiama Rifondazione Comunista, non è lo stesso di quello di Bertinotti, è rimasto fuori dalla politica quando è nato proprio. E poi ci sono tanti partiti che si rifanno al comunismo e alla sinistra che neanche hanno avuto un varo politico perché non se li è cagati nessuno, non li ha votati nessuno. Quindi sono tutti affondati a secco. Almeno Rifondazione Comunista è affondata nell'acqua perché aveva delle rappresentazioni politiche e le ha perse. Quindi, invece, gli altri intenti di rifondare il Partito Comunista e di rifondare Rifondazione Comunista sono affondati nella darsena perché neanche li hanno varati, che già non sono partiti. Ecco, quindi che la sinistra non esiste, la destra pure non esiste. Di quale destra stiamo parlando? Almeno i fascisti, per esempio, se che tanto destra non era perché erano i monarchici, i conservatori dell'epoca. I fascisti erano populisti, demagogici, proletari e quasi di sinistra. Giulio Sevola scrisse un trattato, Il fascismo visto da destra, e poi se ne scappò a Wewelsburg, in Germania, alla destra tedesca. Quindi i fascisti almeno erano nazionalisti e ci tenevano a certo orgoglio patrio. Invece la destra di adesso è filo americana, filo europeista, filo esterofila, perché non dà affidamento sullo stesso paese. Però ci stiamo desviando da altri temi. Vorrei finire questo video sul programma
di Porta a Porta, nel quale apparvero in Casa Monica, e sul seguente programma nel quale Bruno Vespa si discolpa. Riepilogando. Grazie a un funerale di uno che appare vestito da papa, che dopo aver conquistato Roma conquista anche il cielo, che ha dato prova di non essere un grande religioso nel corso della sua vita, e quindi vestito da papa, immaginati, è iniziato tutte le polemiche televisive. Dado ha anche fatto dei video e ha ricevuto delle minacce. Non so se più per le minacce passavano più per il suo umorismo oppure per il tema che ha trattato. Forse magari ai Casa Monica non è che abbia scomodato che abbia parlato del funerale, ma non gli piace l'umorismo di Dado. Forse è stato, sono state delle minacce estetiche. Poi se ne è occupato, come giusto, Bruno Vespa, in modo molto deferente, compunto, attento, lui che di solito, in quanto a strilli e schiamazzi, è un esperto, è stato molto contenuto. Forse voleva dare a intendere proprio la pericolosità degli ospiti. Chissà se come Dado avrà ricevuto delle minacce o forse no. Comunque dal fatto che lui si mostrasse molto deferente si può dedurre giustamente che erano degli ospiti di tutto riguardo, anzi direi di più. E poi ho visto come si abbia discolpato in un altro programma dicendo che no, lui era stato severo, lui ha fatto delle domande perentorie. E in effetti è vero, le domande erano severe, ma il tono di voce con le quali le faceva, con il quale le faceva queste domande, non erano per niente severi. Il tono di voce, l'espressione, anzi, sembrava buonista, cosa strana in lui. Quindi non so, lui si è voluto discolpare in un altro programma dedicato solo a questo, dicendo che no, che è stato duro, severo, intransigente. Sì, le domande, il senso delle domande era quello, ma come anche gli rispondevano a cazzo di cane significava che se ne strafottevano. E poi ecco, faceva un sorriso accondiscendente, tipo quando presenta i suoi libri in compagnia di Silvio Berlusconi, per dire, o di Romano Prodi. Ecco, dovrebbe presentare un libro in compagnia di Beppe Grillo, così appena lo guarda gli sorride Beppe Grillo: fanculo, fanculo, vaffanculo. Beh, allora questo è stato tutto per adesso, vi lascio al mio prossimo commentario della tele e a qualsiasi altro video abbia opportunità di fare. Vi ringrazio di seguirmi così numerosi, il vostro Sakun-chan, alla prossima, ciao.